Il notaresco stecca la prima e cede l'intera posta alla neopromossa matricola molisana Vasto Girardi, che vince al Savini 5-3 e festeggia nel migliore dei modi l'esordio storico nel campionato di Serie D. Partita condizionata per i locali dall'episodio di inizio gara. Al terzo minuto Fazio batte un calcio di punizione dalla destra, palla in aria, tremendo scontro tra il portiere del notaresco Scuccimarra e il compagno di squadra Morganti. Ad avere la peggio il difensore, che resta a terra, panico tra i giocatori in campo e partita sospesa per ben 15 minuti. Ferita la nuca per Morganti e taglio all'orecchio per Scuccimarra, entrambi trasportati all'ospedale Mazzini di Teramo. Mister Vagnoni è costretto subito ad operare tre cambi: entrano Colantono per Scuccimarra, Icramellà per Morganti e Mozzoni per Gaetani. La gara riprende, il notaresco trova quasi subito il vantaggio, 20° corner di Frulla da sinistra, Pomante prolunga col tacco e Romano di testa fa 1-0. Due minuti dopo si fanno vedere gli ospiti, dalla grande distanza su punizione va col destro Ruggeri, fuori di poco. Il notaresco sembra controllare la gara e sfiora due volte il raddoppio. Al 41esimo punizione di Frulla, deviazione in barriera, bravo Caparro a sventare la minaccia. Sul proseguimento dell'azione Montagnoli mette fuori. Al minuto 55, nel corso del lungo recupero, ancora Frulla, pennella in aria su punizione, Salvatori sul secondo palo respinge Caparro. Al 57esimo il Vasto Girardi dà segnali di risveglio, corner da sinistra, si alza un campanile in aria, distratta la difesa rosso-blu, Fazio se la trova sul destro ma mette fuori. Passano tre minuti e gli ospiti pareggiano, ci prova Di Lallo col destro, Colantonio non trattiene, arriva Petrone e fa 1-1. Il secondo tempo si apre con il nuovo vantaggio notaresco. Al terzo Montagnoli crossa in aria, Romano sfiora, Icramellà va di testa, sorprende Caparro e riporta in vantaggio i suoi. Al minuto 11 i rossoblù sembrano mettere la gara in cassaforte, corner battuto corto, Mozzoni la mette in aria, Chiere Mateng tocca di testa, arriva Icramellà e sorprende Caparro. Al 21esimo accorcia però il Vasto Girardi, Petrone fa viaggiare Chiere Mateng, destro in corsa, sulla respinta arriva Fatone col sinistro e riapre la gara. Passano solo tre minuti e arriva il pareggio ospite, Ruggeri trova l'imbucata per Chiere Mateng, contatto con Di Stefano, per l'arbitro Esposito di Napoli è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Chiere Mateng non sbaglia, 3-3. Il notaresco appare improvvisamente tramortito e fatica a reagire. Al 35esimo il Vasto Girardi trova addirittura il vantaggio, azione che inizia dal rinvio di Caparro, Petrone controlla, aspetta l'arrivo di Fatone, destro sul primo palo e 4-3 ospite. La reazione del notaresco non arriva nemmeno stavolta e al quarto minuto di recupero gli ospiti arrotondano. Mele scivola in aria sull'attacco di De Feo, tocco facile facile per Chiere Mateng che trova la doppietta personale e fissa il definitivo 5-3 Vasto Girardi. Per il notaresco un esordio in campionato da dimenticare in fretta, per gli ospiti una vittoria che rimarrà invece nella storia.